Ciao a tutti, io mi chiamo Alice Marmorini e oggi pomeriggio, questa sera, parleremo non tanto di tuoni e fulmini quanto di parole e di immagini. Mi presento molto velocemente, mi piace dire che faccio delle mie passioni un lavoro quotidiano, nel senso che la mia passione più grande è pedalare in bici. Ho iniziato infatti ad andare in bici all'età di 2 anni, ci tengo a precisare, senza ruotine, ancora prima di compiere un discorso di senso compiuto. Ho scalato tutte le categorie del ciclismo agonistico fino al professionismo. Fino, diciamo, all'età di 19 anni il mio sogno era quello di vincere il Tour de France. Poi, tra i banchi dell'università, ho conosciuto il marketing e io ne sono rimasta folgorata, diciamo così, e ho deciso quindi di abbinare la mia passione per la bici con quella del marketing. E oggi più o meno sono qualcosa del genere. Di cosa mi occupo oggi in concreto? Concretamente io sono consulente marketing principalmente per hotel e strutture ricettive che vogliono ospitare appunto nei propri hotel, nelle proprie strutture, persone che vengono in Italia per fare delle vacanze in bici. Avrete sicuramente sentito parlare del fenomeno della vacanza attiva. Io mi occupo appunto di aiutare l'albergatore sia lato costruzione prodotto bike, quindi tutti gli investimenti a livello di struttura necessari per adeguarsi, per ospitare i ciclisti, sia lato comunicazione, marketing, come comunicare a questo target, diciamo, particolare. Quindi il mio intervento non sarà qualcosa di tecnico legato a WordPress, nel senso io utilizzo WordPress ma solo, diciamo, lato caricamento, articoli, blog, immagini correlate all'articolo e poco altro. Quindi non sarà qualcosa di tecnico lato WordPress, ma parlerò dell'importanza appunto di comunicare attraverso le fotografie e le immagini. Perché ho detto comunicare attraverso le fotografie e le immagini? Perché oggi le fotografie non sono più un elemento secondario della comunicazione. Pensate ad esempio a Facebook, a come si è evoluto Facebook nel corso degli anni. 10 anni fa l'unica cosa che noi potevamo fare su Facebook era scrivere un testo. Oggi cosa possiamo fare su Facebook? Scriviamo un testo, carichiamo delle foto, possiamo modificare direttamente con dei filtri le foto su Facebook, possiamo caricare delle storie, possiamo caricare nativamente dei video, possiamo caricare tutta una serie di contenuti che non sono solo parole. Le immagini quindi sono importanti anche per il sito internet di qualsiasi sia il vostro ambito di riferimento, ma anche di landing page attraverso le quali si possono effettuare campagne di lead generation. Però non basta solo avere molte foto, molti video, è necessario che le foto siano belle, perché se non sono belle, dubito che qualcuno metterà un mi piace o verrà catturato da quella determinata immagine. Siano professionali, recenti, ma soprattutto che siano in grado di comunicare una storia. Comunicare una storia, voglio riportarvi qua lato di quello di cui mi occupo io giornalmente, ovvero della comunicazione degli hotel. Quello che vedo spesso sono ad esempio immagini come questa. Io vorrei chiedere a qualcuno di voi se sa dirmi, così a grandi linee, dove può essere stata scattata questa foto. Toscana, Liguria, dove? Geolocalizzare questa foto? Ma questa è da ovunque, potrebbe anche essere l'Australia. Esatto, questa qua è una di quelle foto che io definisco immagine effetto boh, perché non sappiamo dove è stata scattata, a me personalmente non racconta niente, non so se a voi trasmette qualcosa questa foto. E
Poi il ciclista di spalle a livello comunicativo non funziona molto. Questa invece, viceversa, è un'immagine che potremmo chiamare effetto wow. Non so se condividete rispetto a questa. Sembra che la differenza sia piuttosto evidente, e se un utente dice ho visto questa tua foto nel sito internet, io, Alice Marmolin, sono in grado di portare quell'utente esattamente su questo single track qua. Voi non lo sapete, ma questo è il Monte San Bartolo nelle Marche. Ok, quindi ritornando al fatto di parole ed immagini, ad oggi diciamo che molto spesso a me l'albergatore dice: benissimo Alice, ho capito che le immagini sono importanti, le fotografie sono importanti, sai cosa facciamo? Il mio sito internet lo voglio solo fotografie, solo video. E il mio collega che si occupa di SEO si mette le mani nei capelli, che già ne ha pochi, e dice: no, non si può fare un sito internet solo con immagini o video, perché ad oggi Google non riesce tanto ancora ad indicizzare un sito internet solo con foto e video, il testo è importante. Ora vi mostro tre home page di hotel che a modo loro dicono di essere bike, di voler ospitare ciclisti. Questo è testo nella parte destra, immagine collegata ad un'offerta, ad un pacchetto. Cosa cattura la vostra attenzione in questa immagine? Il prezzo. Come? Il prezzo. Benissimo. Altro? No, anche perché il prezzo in questo caso è relativo, sì, diciamo. Ok, anche a me qua, a parte il testo che ora non vi sto a spiegare da un punto di vista tecnico che è totalmente sbagliato, immagine stock, puramente stock, si vede che l'hanno comprata su Shutterstock, ciclisti finti, questo addirittura sembra uno che fa il bodybuilder piuttosto che il ciclista. Anche a me sinceramente di questa pagina mi aveva colpito come prima cosa il prezzo, la mia attenzione era stata focalizzata diciamo dal prezzo. Altra pagina di un sito internet di un hotel, cosa? Non per vantarmi, questo è un sito di un mio cliente. Come vedete, effetto wow della foto. Effetto wow della foto, subito in alto un ciclista con le mani alzate, non si vede mai in mano il casco. Dice: finalmente sono arrivato, non ne potevo più. Esatto, tra l'altro questo è un sentiero molto molto difficile in Trentino. Alto, panoramica sul lago di Levico. E qua, al di là che abbiamo fatto un lavoro molto importante nel testo, questo breve testo qua, ma quello che cattura l'attenzione è ovviamente l'immagine. Quindi binomio immagine testo. Altro esempio, cioè bam, ti fulmina questa foto qua, non c'è scritto nulla, Dolomiti, un ciclista e basta, fine. Cioè io andrei subito ora a pedalare là. Ok, problemi. 60.000 volte, il cervello umano è 60.000 volte più veloce ad assimilare un'immagine piuttosto che un video. Quindi io stasera dovrei star qua a ripetere il mio discorso 60.000 volte per farvelo entrare nella testa, mentre basta che quelle immagini per farvi capire l'importanza di comunicare una storia attraverso le immagini. Altra considerazione che deriva sempre dai studi che vengono effettuati in questo ambito
le immagini si imprimono più profondamente nel cervello e sono più facili da ricordare. E questo è vero soprattutto per un concetto che non è noto. Se voi dovete, ad esempio, comunicare qualcosa di difficile, quindi di tecnico, di specialistico, abbinare alla parola anche la fotografia fa sì che l'utente si ricorderà più facilmente quella determinata cosa che voi state spiegando piuttosto che soltanto attraverso del testo. Bene, dopo questa brevissima, diciamo così, introduzione, vorrei fare un test pratico con voi, nel senso che vi mostrerò delle foto che sono state scattate in dei B&B della costa sud del Regno Unito, e per queste foto voi mi dovete dire se prenoterete una vacanza in quel B&B oppure no, quanto potrebbe costare secondo voi alloggiare in quel B&B e quando sono state scattate le foto. Una settimana fa, oggi, ieri, 5 anni fa, quando volete. Prima foto? No. Ok. Chi prenoterebbe una vacanza, stata di mano, sì? In quel posto? In quel posto lì, sì. Ho bruciato anche la pagina. In Britannia ho giocato 12 in quel modo. Come? In Britannia ho giocato 12 in quel modo. Ok, per vacanza, per svago. Ok, quindi diciamo sì, no, sì, zero, no, tutti. Ok. Valutazione economica, quanto può valere questa? Dai, almeno 3 ipotesi, dai, diciamo a sterline, 5 sterline. 70 sterline. 70? A comprarlo, amici. No, no, li voglio, le sono cari. 50, 50. 70, 50. 35 sterline. 40. 40 sterline, ok. Questa immagine qua invece secondo voi quando può essere stata scattata? 15 anni fa. Madonna mia, questa è il primo degli anni 80. Sempre Regno Unito. Regno Unito. L'Inghilterra è un po' così. Sempre 10 anni fa? 10 anni fa? Prima le pasta. Okay. Ok, ora ve ne mostrerò altre. Ok, qualcuno invece prenoterebbe qua? È la stessa, però. Però quella di prima almeno c'aveva la finestra, questa non so se deve. A me piace il Nedo. Questa l'ha scattata Nedo, quella di prima no. Ebbene sì, scusa Alice, ma perché il letto è sempre uguale? Perché è la stessa foto, poi ci arrivo perché è la stessa foto. Che cambia. Qualcuno vista così. Dai, sì, vabbè, io ci vado. Dai. Dai. Diciamo che il 50% di voi alloggerebbe vista così. Ovviamente non c'è una famiglia da 15 da solo. Okay. Quanto secondo voi vista così può costare? 70. Yeah. 80 centimetri. Una 50. Prima ha detto 50, non posso dire, se no. Non so nemmeno bene. A me non so io. Neanche da scegliere così. Quanto? Io prima mi ho detto 25 e 50. Che zona? Sud. Tutte quelle zone sud. Sud. Invece non andate a fare. Lascia imparare l'inglese. Quindi sempre diciamo un pochino di più, dai, rispetto a quella di prima, un po' di più. Ok. Questa immagine invece secondo voi quando può essere stata scattata? Però le orchidee. Vecchia America. Ma queste sono più. Beh dai, prima mi avete detto 15 anni fa. Le sedie fanno fare il salto. Ma no, dai, questa è anche l'orchidea. Ok. Anche questa 10? La stessa immagine. La stessa immagine. Sì, hanno messo la idea, hanno cambiato.
siamo viziati ad aver già visto la prima. Questa è ok. È ok, in particolare queste che vi ho mostrato sono delle immagini che vengono realmente, che venivano realmente utilizzate da questo B&B. È stato praticamente realizzato un A/B test da evivo.com, attraverso il quale volevano valutare l'efficacia delle fotografie. No, cioè, cosa, quali sono stati i risultati di questa B test? In particolare, solo il 13% del campione ha dichiarato che alloggerebbe nel. Facciamo un incipit. Chi è il bacino a cui sono state fatte queste? È una cosa ampio. Internazionale o solo UK? No, ampio. No, perché UK, sì, sì. No. Beh, il campione era ampio e veniva appunto valutato in maniera consistente, diciamo così. Il 13% ha dichiarato che avrebbe alloggiato anche in quella, nella camera, diciamo, io ho nominato foto brutta, quella scura, diciamo, e ben il 76%, quindi non è un divario da poco. Solo l'1% non ci è andato, no, l'11% non avrebbe notato in quella. Altri si sono astenuti, quindi, però, diciamo, cambiando colore, illuminazione e un pochino l'angolatura della foto, siamo arrivati a un 76%, che voglio dire, non è una robetta da poco. Quanto costava secondo loro la prima camera? Veniva valutata 43 sterline. Sì, molto molto sovrastimato, mentre la, diciamo, la foto bella veniva valutata il doppio del rispetto alla precedente. Però ci sarà una percezione di cose totalmente differenti. Sì, quando sono state scattate le foto, il 61% del campione ha dichiarato che le due foto sono state scattate a distanza di anni. La verità è che le foto sono state scattate una dopo l'altra. Praticamente la prima foto, quella brutta, è stata scattata da una persona qualunque, come noi prendiamo il telefono, scattiamo una foto. La seconda foto veniva scattata da Nedo, da un fotografo professionista, che però non poteva rimodificare la scena, doveva soltanto scattare la foto, ovviamente con le sue competenze. Ovviamente la foto veniva molto molto meglio, era in grado quindi di comunicare, e avrebbe spinto quindi più del 76% delle persone a prenotare ad un prezzo addirittura superiore. Un acquisto servitoso, questo. Quindi pensate a come la. Quindi se voi dovete vendere o comunque comunicare, influenzare le persone in qualche modo, ricordatevi che le fotografie possono influenzano fortemente il processo decisionale di acquisto di un potenziale cliente, e oggi le foto sono lo strumento perfetto per catturare l'attenzione, come nel caso vi ho fatto vedere i tre esempi di siti internet, come comunicano e si imprimono appunto più profondamente e sono più veloci di qualunque testo. Ricordatevi sempre 60.000 volte. Io ho concluso. E ci cedo la parola a Nedo.